Non ci rappresenta nessuno! Non ci rappresenta nessuno! Egregio Presidente Conte, scrivo da una regione in cui i diritti dei cittadini sono troppo spesso calpestati. La Calabria è una terra che ha tante potenzialità, ma anche troppi problemi irrisolti. Il più importante dei diritti calpestati è quello alla salute. Siamo vittime da anni di un commissariamento governativo che è improntato esclusivamente a logiche meramente ragionieristiche, ha distrutto la sanità calabrese. In questo le responsabilità politiche devono essere chiare e nette. Tutte le scelte sanitarie competono in Calabria al governo e ai suoi commissari. Sono stata attenta ad evitare lo scontro istituzionale. Non credo faccia bene a nessuno, ma chi decide di commissariare e di effettuare le scelte poi deve avere il coraggio di assumersi le responsabilità che ne conseguono. La fase Covid è stata gestita dalla Regione in assoluta sintonia con il Governo nazionale. Il nuovo piano sull'emergenza, invece, su richiesta dei commissari, è stato predisposto dagli stessi senza alcun coinvolgimento della Regione e varato dal Ministero competente. Il nuovo piano ribalta totalmente l'impostazione precedente e per quanto mi riguarda lo trovo di difficile attuazione. Nella riunione con il commissario Arcuri e i ministri Speranza e Boccia, il commissario Arcuri ha specificato che nelle regioni in cui è presente il commissariamento ad acta la regione non è soggetto attuatore. Non mi interessa essere soggetto attuatore di un piano che non condivido, ma è necessario che i calabresi sappiano che il governo si sta assumendo tutte le responsabilità della gestione sanitaria del Covid in Calabria e che la regione è stata totalmente esautorata. Mi dispiace, dopo mesi di leale collaborazione, ne prendo semplicemente atto. La responsabilità verso i calabresi deve essere però chiara. Se viene ridisegnata la rete oncologica sul tumore alla mammella e, nonostante le proteste della regione, si va avanti per una strada che purtroppo porterà a una nuova e pesante migrazione sanitaria, se vengono bloccate le radioterapie per esigenze di budget, rendendo impossibile ai calabresi di curarsi a casa propria e costringendoli ad andare fuori regione per terapie salvavita. I calabresi devono sapere che sono scelte effettuate dai commissari di governo con la totale contrarietà della regione. Non credo che, Presidente Conte, voi siate al corrente di queste cose, ma è mio obbligo morale e politico porle in evidenza. Noi calabresi abbiamo diritto ad una sanità da paese civile. Non mi interessa fare la guerra contro il governo nazionale, ma non farò da parafulmine a scelte pesantemente penalizzanti per i miei concittadini.
L'emergenza sanitaria ci ha insegnato che esiste un destino di comunità. Nessuno si salva da solo. Non possono esserci divisioni strategiche strumentali davanti a un diritto fondamentale come la salute. Io sono certa che vorrete ascoltarmi per trovare insieme una strada che faccia onore allo sforzo del Paese tutto di non lasciare indietro nessuno. Iole Santelli.